Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Allora, oggi voglio vorrei realizzare le nubi gelatinose, diciamo così, no? Cioè, un modellino, vedete che è questo qui che ho, questo qui piccolino, e vorrei realizzare, fare lo stesso. Però mi risulta un pochino difficile, nel senso che la consistenza e la forma non è così facile da raggiungere. Vedete che ci sono questi cubettini, sembrano bianchi e dobbiamo trovare la giusta consistenza. Quindi io ho preso qui la mia, diciamo, gelatina che ho riempito con questi cubettini, però anche questa proviamo a modellarla e vedete che risulta però abbastanza secca e non è così facile da modellare come sembrerebbe invece questa, l'originale. Quindi ci provo, però mi risulta già difficile, cioè lo sento che la pasta non è quella proprio giusta, quindi provo con del Play-Doh e i cubettini poi da inserire. Magari la consistenza dovrebbe essere un pochino più morbida, ora ci proviamo. Vedete che sì, diciamo che non è malaccio, però non riesco a raggiungere il mio risultato. Quindi prendo un po' di Play-Doh. Prendo un pochino. E sopra ci metto i miei cubettini. Vedete che però la consistenza, cioè è troppo asciutta la pasta, quindi no, non viene bene, è inutile, non viene bene proprio perché cadono tutti i cubettini e cadono anche dei pezzi di pasta, vedete, di Play-Doh. Quindi anche questo esperimento non è giusto, non è corretto. Ora provo a prendere del Play-Doh Plus perché la consistenza dovrebbe essere appunto più morbida rispetto al Play-Doh normale. Ne prendo un po' e provo. Ecco, allora devo dirvi che per modellarlo è meglio, cioè la consistenza è migliore rispetto al Play-Doh normale, ma anche qui abbiamo dei pezzettini che mi cadono e non riesco comunque a raggiungere la forma perfetta del mio modello. Quindi anche il Play-Doh Plus non va bene. Quindi diciamo che devo dire che tra i tre esperimenti che ho provato, il primo è quello, è il migliore per il momento, la pasta magica, direi di sì. Sì, direi che questo arancione sia il migliore, nonostante comunque non sia quello che volevo raggiungere. Quindi ragazzi, se avete dei suggerimenti, ditemelo nei commenti, cioè aiutatemi a capire come posso fare, magari che altre paste ci sono per modellare, per raggiungere il mio risultato. E come vi ho detto, ho già utilizzato appunto la pasta magica, il Play-Doh e il Play-Doh Plus, ma il mio risultato non è stato raggiunto. Quindi magari ditemi voi cosa ne pensate, o magari se avete utilizzato una di queste tre modalità e vi è riuscito, ditemi cosa magari ho fatto di sbagliato e fatemi sapere. Noi ci vediamo al prossimo video, non dimenticatevi appunto di iscrivervi e abbonarvi al nostro canale per tutti i nuovi video che vorrete vedere. Ciao a tutti, alla prossima!